Ragazzi, bentornati in un nuovo video. Era un po' che non facciamo un unboxing e oggi andiamo ad aprire questo pacco che ci hanno mandato gli amici di Hans Show. Oggi l'insidia non sarà montare quello che ci sarà all'interno di questo box, ma la nostra insidia principale di oggi saranno le zanzare. Quindi bando alle ciance, andiamo a vedere subito cosa c'è dentro la confezione. Qui ci sono ovviamente le istruzioni che noi non seguiremo. Cosa abbiamo qui? Abbiamo i tweeter che si illuminano e che andranno a fare un bel upgrade al nostro sistema stereo. Adesso ci armiamo di santa pazienza e ci andiamo a montare. All'interno, come possiamo vedere, come ogni volta fortunatamente ci sono gli utensili che ci aiuteranno in questa impresa. Quindi non abbiamo bisogno proprio di nulla. All'interno troviamo sempre tutti i packaging che sono sempre ben fatti, nulla da dire. Adesso mettiamoci all'opera. Allora, come prima cosa ci andremo a svitare le viti di ancoraggio della parte interna dello sportello, che stanno una qui sotto e una qui. Quindi ci armiamo i nostri potenti utensili che ci ha fornito Hans Show. Ok, andiamo a rimuovere. Qui c'è la prima viga. Vediamo la viga che sta qui sotto, proprio al tasto per l'apertura della porta. Adesso ce n'è un'altra qui sotto, qui. Ce n'è una qui al lato, una qui dove c'è il tasto e una qui sotto dove ci sono io l'apertura dei finestrini. Adesso arriva il bello. Andiamo a scorporare il pannello. Aiutiamo sempre con gli utensili che ci hanno fornito in confezione. Partiamo un po' da sotto qua. Sono un po' più emozionato. Ok, molto molto duri. Adesso ho smontato i ganci, questi qua dal vecchio, e andrò a smontare anche questo qua. Questo è il sensore, quello lì che vi fa vedere, diciamo, quando faceva la lucettina, che quando arrivavano le macchine in prossimità. Quindi mettiamo quello della vecchia e montiamo su quello nuovo. La prima cosa, mi monto gli agganci subito subito, uno qua, ecco, al volo. A svitare questo. Lo rimonteremo sul nuovo. Quindi adesso si sgancia così. Questo tubicino va staccato qui. Ok, questo è il nostro vecchio che adesso non ci serve. Ci andiamo a svitare qui quest'altro. Ok, quindi andremo a posizionare il sensore, c'è un alloggio qui, andremo a posizionare proprio nell'alloggio. Fatto, facilissimo. Ok, adesso qui ci forniscono una piccola colonnetta,
da mettere per facilitare l'uomo il collegamento. Sta qui. Quindi andiamo subito a pluggarla, così dopo siamo più seri. Ok, quindi questi saranno i cavi che andranno fuori. Adesso vado a chiudere con il coperchietto. Questo è il coperchietto che ho rimosso prima. Ok, questo diciamo che è pronto per essere collegato. Adesso andiamo qui a trovare uno spazio per... Dietro ci forniscono un adesivo per collegare allo sportello il modulo per far andare in sync le luci con le luci ambient. Abbiamo. Perfetto. Perfetto. Adesso andiamo a fare il bypass qui. Questo lo andiamo a inserire. Un minimo di cable management. E adesso cerchiamo di montare, di incastrare. Stando attento a non fare una cosa da anni, se una cosa a fare uscire bene. Adesso ho fatto uscire tutti i cavi che avevamo da qui, così siamo più facilitati nel ricollegamento. Adesso non c'è. Adesso abbiamo bisogno di inserire bene, trovare gli inserti giusti per richiudere il nostro pannello. Ci siamo. Uno è andato. Eccolo qua. Adesso ci rimontiamo i tre vidi. Allora, montaggio di una è andata. Adesso rimettiamo qui il copribuco. E ci siamo, si passa all'altra. Ok. Allora adesso questo è il risultato una volta montate. Io adesso quasi vado alla parte delle luci. Ovviamente si sincronizza con le luci che sto mettendo, giustamente. Bello, bello, bello. Adesso lascio blu perché mi piace il blu. Risultato totale. Sicuramente ma dopo lo vedremo di notte. Come potete vedere, ovviamente fitta proprio alla perfezione. Qui non abbiamo né luce né niente, né sopra né sotto. L'effetto, penso, di notte è davvero devastante. Belle, belle, belle. Adesso andiamo a mettere la seconda. Allora, adesso andiamo alla seconda, visto che siamo esperti. Ormai esperti nel settore, ci andremo a smontare subito qui le altre due viti e staccheremo il pannello.
Grazie, molto amore. Molto amore. Molto amore. Ci siamo. Si è sceso correttamente, adesso andiamo di collegamento giù. Ok. Dire che il lavoro è ultimato. Allora, questo è l'effetto che hanno di notte, diciamo, le luci spente, davvero totale. Bello, bello, bello. Poi c'ha praticamente la parte qui che ruota quando una volta che apriamo lo sportello. Adesso lo chiudo, torno indietro. Adesso appena lo apriamo, non so se faccio in tempo. Comunque noi praticamente appena lo apriamo si riapre ruotando. Non so se. Allora ragazzi, eccoli qua, più li vedo e più mi piacciono, davvero davvero ben fatti. Niente, vi lascio in descrizione e come sempre i link per acquistarli con il codice Nongio. E niente, diciamo che il montaggio non è stato semplicissimo, ma come dico sempre, se ce l'ho fatta io ce la può fare chiunque. Quindi niente ragazzi, mettetevi all'opera, perché ne vale davvero la pena, sono davvero davvero fatti bene. Poi fittano alla grande con la macchina, non lasciano spazi, scricchiolii e cose varie. Ci vediamo in un prossimo video, ragazzi. Ciao!